Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana a cura della Redazione d'Italia di 7. In apertura di questa nostra edizione settimanale c'è l'ultima seduta dell'Aula, la quale ha approvato il rendiconto generale per l'anno finanziario 2021 e poi il Consiglio si è anche espresso positivamente sull'assestamento di bilancio di previsione 2022-2024, varata anche una variazione di bilancio da 50.000 euro per il maxi incendio di Massa Rosa. Il rendiconto generale della Regione Toscana per l'anno finanziario 2021 è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione regionale controllo Andrea Pieroni ed è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale. Illustrando il rendiconto, Pieroni ha ricordato il prezioso contributo fornito dalla Corte dei Conti nel ruolo non solo di mero controllo ma anche di ausilio tecnico, prodigo di raccomandazioni e di rilievi critici sempre nell'ottica del dialogo costruttivo. Ma il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, cioè in, con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, eh, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato amministrazione chiude con 346 milioni eh, di positivo, c'è una tendenza anche al recupero delle eh, vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della Regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale degli investimenti che segnano eh, valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro il bilancio, il rendiconto generale 2021 ancora eh, tiene conto del fatto che per scelta politica ormai dal 2013 questa regione non ha più aumentato tasse e imposte. Quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che le spese per la pandemia incideranno ancora, ancora molto. Ma è importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una regione che lascia autonomia. Alla politica di definire le proprie programmazioni e raggiungere i propri obiettivi. Quindi un atto fondamentale e credo che insomma, la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un duplice occhio, fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra Regione ci mette nelle condizioni di, di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione quella di settembre dove servirà assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Le previsioni definitive hanno determinato entrate ed uscite pari a oltre 17 miliardi e 527 milioni di euro per effetto delle previsioni iniziali stimate in più di 15 miliardi e 404 milioni e di variazioni successive per più di 2 miliardi. E siamo stati... Pochi giorni fa ad ascoltare proprio le parole della Corte dei Conti, e per quanto riguarda il rendiconto, abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana. Anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto eh, su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre un miliardo e mezzo di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce eh, mutui eh, che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi, costringendo le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura contrarre nuovi mutui, che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai eh, attuazione e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. Il Consiglio ha poi approvato l'assetto di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. Votate all'unanimità due ordini del giorno per finanziamenti alla cittadella galileiana e per mantenere la piena efficienza delle camere iperbariche. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente due anni e insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, ehm, disordinata e delle volte eh, poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative. Del Consiglio regionale della Toscana, che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima Commissione del Consiglio che tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre Commissioni ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva appunto della legge di manutenzione. L'Aula ha detto sì anche alla variazione di bilancio da 50.000 euro destinata ai territori devastati dall'incendio di Massarosa in Versilia. La proposta di delibera è stata approvata all'unanimità. Le aree interne della Toscana hanno delle new entry, sono ben tre che sono state approvate dal Comitato Tecnico Nazionale. È stata l'occasione anche per parlare con i componenti della commissione dedicata. Sono state approvate dal Comitato Tecnico Nazionale le tre nuove aree interne che la Toscana ha presentato alle autorità nazionali per il sostegno a nella programmazione 2021-2027 della politica di coesione dei fondi europei. Le tre aree si trovano nelle parti centro-meridionali della Toscana e sono la Miata Valdorcia, la Miata Grossetana, le Colline del Fiora. La Valdera, la Val di Cecina, le Colline Metallifere, la Val di Merse e in ultimo la Val di Chiana Senese. Nel complesso interesseranno 48 comuni. La proposta comprende anche la conferma del sostegno alle tre aree pilota già attivate nel 2014-2020: si tratta del Casentino-Valtiberina, Garfagnana-Lunigiana, Media Valle del Serchio-Appennino-Pistoiese e del Valdarno, la Val di Sieve, il Mugello e la Val di Bisenzio. Una battaglia che in regione stiamo portando avanti fin dall'inizio del nostro mandato perché tutta la zona della Toscana Centro-Sud era rimasta esclusa nella prima programmazione nazionale 2014-2017 eh, dall'inserimento dall all'interno della strategia nazionale aree interne. Cosa significa? Che questi territori adesso avranno un tesoretto di risorse da spendere su progetti per la crescita economica e sociale dei rispettivi territori sulla base di priorità che non vengono imposte dall'alto ma che nascono dalle esigenze che le comunità locali ritengono rilevanti per il mantenimento dei servizi e per la creazione appunto di crescita economica e più in generale per la coesione sociale. Sono circa 8 milioni per area eh, sia da parte statale che regionale, e più c'è la possibilità adesso per questi territori di poter concorrere sulla programmazione dei fondi europei in capo alla regione a circa potenzialmente 100 milioni di euro. Quindi sono risorse davvero molto importanti. Infatti, i comuni ce l'hanno chiesto con forza di essere all'interno di questa strategia nazionale e il governo ha recepito la nostra proposta. Le risorse effettivamente sono tante, non sono mai state tante per le zone montane. Finalmente anche eh, diciamo, lo Stato ha capito l'importanza della montagna, perché l'Italia ne ha tanta, in particolare la Toscana ha oltre il 50%. Quindi bisogna fare qualcosa perché se la montagna sta bene sta bene anche la città, nel senso che i boschi puliti non bruciano, i boschi puliti non, eh, non franano. Quindi giusto avere tutte queste risorse. Queste risorse andranno ovviamente a bando, verranno in primis le unioni dei comuni, però anche i singoli comuni montani potranno partecipare. Quello che noi chiediamo è che ci sia la formazione per la progettazione, perché la maggior parte dei comuni non è in grado di fare i bandi nel modo giusto. Quindi un sostegno alla progettazione e alla semplificazione. Un'altra cosa che mi è piaciuta, che ha detto l'assessore Saccardi e che io avevo presentato in un ordine del giorno qualche tempo fa, è quella di dare un contributo, come fanno le Mille Romagna, alle coppie che decidono di stabilirsi in un comune montano. Si parla di circa 30.000 euro, che potrebbe significare un nuovo popolamento e quindi ridurre lo spopolamento che fa male a tutti. L'isola d'Elba non è una terra vocata ai cinghiali. Dopo la proposta della Giunta e il passaggio alla Commissione sviluppo economico e rurale, anche il Consiglio regionale ha approvato questa soluzione che va ad intervenire in un problema annoso che riguarda gli ungulati sulla terza isola italiana. L'Isola d'Elba diventa area non vocata ai cinghiali. La proposta di delibera per la revisione delle aree, vocate e non agli ungulati sull'isola, è stata approvata dall'Aula di Palazzo del Pegaso, dopo il sì della Giunta e della Commissione Sviluppo Economico e Rurale. Nella delibera si inserisce anche il relativo allegato cartografico, che definisce tutto il territorio dell'Isola d'Elba come non vocato alla specie cinghiale, e si dà mandato agli uffici della Giunta di pubblicare gli aggiornamenti dovuti alla presente delibera sul sito web della Regione Toscana. Il Consiglio ha poi messo mano alla raccolta dei funghi. Si cambia con un atto che regolamenta il fenomeno tra hobby e non solo. Approvata maggioranza la proposta di iniziativa consigliare che prevede nuove regole per la raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Nell'atto si precisa che la raccolta a pagamento in fondi pubblici o privati che non attengono al demanio regionale può essere realizzata anche da associazioni senza fini di lucro che abbiano disponibilità di fondi e che utilizzino i proventi per reinvestirli in attività di promozione e sviluppo del territorio. Inoltre si stabilisce che l'autorizzazione non sia più rilasciata dal comune di residenza del richiedente, ma direttamente dalla regione. La raccolta dei funghi è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta può essere soggetta a norme diverse e subordinate al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori sulla base di specifici regolamenti la legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana